una moderna scuola di fisica. Lui afferma: noi qui in Italia siamo abituati, e guardate se queste parole non risuonano ancora oggi, siamo abituati a diciamo, cesellare delle lezioni frontali tecnicamente perfette, bellissime, ben confezionate, ma in Germania la lezione comincia veramente quando finisce la lezione, cioè quando si entra in laboratorio. Questo è che dobbiamo fare, perché se uno vuole diventare veramente un bravo ricercatore, la lezione comincia in laboratorio, è lì che si comincia l'apprendimento per noi. A un certo punto, quando alla morte di Pietro Blasella, fondatore del Regio Istituto Fisico di via Panisperna, gli succede questo signore dall'area molto acuta che si chiama Sommario Corvino, fisico siciliano, che diciamo, ha fatto una carriera veramente molto rapida e importante, diventando un riferimento politico anche, ricopre il ruolo di ministro della pubblica istruzione, ministro dell'economia nazionale, e alla morte di Pietro, senatore del Regno, un abilissimo politico che pur non essendo, non avendo poi aderito fondamentalmente al fascismo, riesce a destreggiarsi con una grandissima astuzia, diciamo, in questa situazione politica spinosa, per difendere, per far crescere la fisica a Roma e in Italia. Sommario Corvino intanto diventa appunto successore di Blasella come direttore del Regio Istituto Fisico di via Panisperna, ed è lui il regista, l'artefice di quello che poi diventerà il gruppo di via Panisperna, il gruppo dei ragazzi, che si potrebbe anche chiamare i ragazzi di Corvino, perché è lui, diciamo, il regista di questa cosa. Ecco, come agisce Corvino da politico, oltre a un uomo di scienza politico molto scarto? Chiaramente la prima cosa che osserva è che per rinnovare la fisica in Italia bisogna scegliere le persone giuste, metterle, diciamo, metterle in luce, dargli il valore che meritano, e soprattutto, diciamo, chiaramente individuarle. Lui conosce Fermi molto presto, Fermi, diciamo, ha lavorato in quel periodo poco subito dopo la laurea al CEPI, si rende conto che Fermi è la persona giusta per rinnovare la fisica in Italia. Perché? Perché lui capisce della fisica di frontiera, capisce di meccanica quantistica, capisce di relatività. È uno che ha già pubblicato, anche addirittura ancora studente, lavori su questa fisica di frontiera. Lui viene invitato dai docenti all'università a Pisa a tenere seminari per gli altri docenti e per i suoi colleghi studenti, perché capiva in tempo reale, leggeva gli articoli scientifici, aveva questa grande velocità che spiegava anche agli altri, ai docenti stessi. Quindi serviva una persona che riuscisse, diciamo, a rinnovare, a portare, ad aprire una scuola, ad avere questa potenza intellettuale per aprire una scuola di fisica attuale, diciamo, sui problemi di frontiera, e Fermi era la persona. Quindi, però, che cos'era Fermi? Di fatto si occupava di fisica teorica. In Italia ancora la fisica teorica non aveva una cattedra, non c'era una cattedra di fisica teorica. Allora Corvino pensa chiaramente che bisogna istituire la prima cattedra di fisica teorica, pensata apposta per un personaggio come Fermi, per un giovane, perché Fermi 26, diciamo, nel 1901, 25 anni, una cattedra istituita appositamente per un giovane di 25 anni. Allora, vedete che cosa si dice in questo consiglio di facoltà del 22 dicembre 1924 a Roma. La facoltà di scienze, riconoscendo l'opportunità di promuovere in modo speciale quelle ricerche di fisica che vanno portando tanta luce sul problema della costituzione della materia e dell'energia, desidera coprire il posto di ruolo ancora vacante con l'istituzione di una cattedra di fisica teorica, la quale c'è una feconda collaborazione della teoria con l'esperienza, valga a contribuire al progresso di questo ramo di studi nel nostro paese, far nascere un ramo di studi che ancora non c'era, costituendo, dando una, chiaramente, uno strumento istituzionale che è una cattedra. Fermi di fatto viene sostenuto, oltre che da questo Corvino, da una pletora di matematici di grandissima fama, da Tullio Levi Civita, da Voltaire, da Pietro
fatto che servisse una persona per Fermi. La cattedra viene costituita, Fermi la vince nel 1926, viene subito chiamato all'Università Sapienza a Roma e così parte tutto. Subito dopo viene chiamato il suo sodale, la sua controparte sperimentale per ricostituire questo binomio fantastico tra Franco Rasetti e Enrico Fermi. Rasetti viene reclutato da Urbino come aiuto alla cattedra di fisica sperimentale e siamo qui anche noi due. Ma chiaramente l'intenzione di Urbino era creare una scuola. Cosa serve per fare una scuola? Servono gli allievi. Come si reclutano gli allievi? Diciamo, bisogna saperlo fare, perché non è che uno viene qui e dice adesso vi iscriverete a fisica. No. Allora, Urbino insegnava il corso generale di fisica e ingegneria. E allora, come racconta Amaldi, dice, vidi per la prima volta l'istituto di Via Valisperna nell'anno 1 del 1925. Quando cominciai a frequentare come studente del primo anno di ingegneria il corso di fisica, corso Mario Urbino teneva delle lezioni brillanti e estremamente animate. Verso la fine del secondo anno, che era il mese di giugno del 1927, Enrico Fermi era stato appena assunto alla Sapienza come sulla cattedra della fisica teorica, Urbino fece a noi studenti un discorso. Se tra voi ci sono persone in grado di fare uno sforzo adeguato, questo è il momento giusto per cambiare l'ingegneria fisica. Abbiamo un nuovo professore a Roma. Da molti anni non abbiamo in Italia un fisico della sua classe. È molto giovane e conosce la fisica moderna. Si chiama Enrico Fermi. E Amaldi, non è che non se lo fece ripetere due volte, lui si sentiva abbastanza ambizioso da voler passare da un probabile mestiere di ingegnere, diciamo che veniva visto comunque come un mestiere sicuro, a un mestiere insicuro, perché anche allora fare il fisico non era un mestiere molto sicuro, era un po' a rischio. E come lui passano da ingegneria fisica anche Emilio Segretti e Ettore Majorana, che viene trascinato da Segretti dicendo ma che fai ingegneria, diciamo, con il tuo talento geniale vieni a fisica. E quindi cominciano a essere i primi studenti, i primi allievi. Allora Amaldi racconta di Fermi Maestro, com'era la scuola di Fermi. Fermi lavorava volentieri con le persone intorno, andava alla lavagna, spiegava le cose, aveva delle battute spiritose. Se uno dimostrava di non sapere una cosa, lo vedeva in giro dicendo, ah, quanto sei ignorante, e faceva vedere la dimostrazione. La dimostrazione non era quella, diciamo, di qualcosa che era già che è stampato qualcosa che ha sul tipo di testo. Lui Fermi vedeva gli articoli, diciamo, appena pubblicati e ricalcolava le cose insieme agli studenti. E cioè il suo pensiero era un pensiero in atto, non era la ripetizione di qualcosa che aveva già fatto. Ecco perché diceva lavorava con le persone intorno. Lui lavorava pensando ad alta voce, parlando anche molto lentamente, come dicono i suoi appunto collaboratori. E sviluppava, si vedeva il suo pensiero mentre si formava. E questo era di grandissimo, chiaramente, formazione per una squadra di fisici così bravi, già molto talentuosi, chiaramente. Scherzava, ma era anche lui, diciamo, perché le cose le diceva apertamente. Creava questa atmosfera di fervore e di impegno. Aveva la straordinaria capacità di trascinare gli altri nel lavoro con grande intensità per moltissime ore. Questa è una caratteristica di Fermi che sarà descritta anche dai suoi collaboratori negli Stati Uniti, quando Fermi emigrerà negli Stati Uniti e formerà altre squadre di lavoro. La capacità di essere così coinvolgente da non far sentire il peso di un impegno prolungato, Ma non era solo fisica. Questi giovani condividevano interessi al di là della passione per la scienza, la passione per stare alla reperta, per arrampicare, come vedete Fermi che fa del bouldering, come vedete se qualcuno di voi era appassionato di arrampicata, i compagni un po' scettici sulle sue capacità, diciamo. Lì ci sono Fermi davanti in montagna, qui Monte Corvo si gioca, diciamo, a tennis, giocavano a tennis insieme, andavano in vacanza insieme, era una sintonia che andava ben oltre il mondo, diciamo, il laboratorio, ben oltre il mondo del lavoro. Questa cosa si riassume anche un po' nell'omino che si dà. C'è uno scritto molto goliardico, e loro si fanno anche schifo.
familiare dei giovani di Chiavari Sperna, che si avverte benissimo nella corrispondenza, che poi si vede, un po' vi mostrerò qualcosa, si vede durante gli anni della guerra e dopo la guerra. Nella corrispondenza loro si chiamano, non si chiamano per nome spesso, si chiamano, diciamo, riferendosi l'uno all'altro dei dominioni, anche abbreviati, Pie, per esempio, è il padre eterno. E il ricoprirmi era il Papa, perché era infallibile come il Papa, ritenuto infallibile, no? Franco da Setti era il secondo incarico, quindi il cardinale vicario, un po' il venerato benissimo, sicuramente avete sentito, diciamo, questi nomignoli. Edoardo Nanni era chiamato Agone Fanciullino, perché aveva le guance molto rose, gli occhi azzurri, quindi lo chiamavano anche Ado, quindi diciamo, mi sembrava Edo, invece era Ado, Carrado, Carrone. Emilio Segreti aveva una, era un po' umoreale e anche, diciamo, permaloso, un po', diciamo, irascibile, veniva chiamato Basilisco, che scattava il Basilisco. Bruno Montecorvo è più giovane, diciamo, più giovane anche di Amandi, che era, diciamo, il secondo più giovane del gruppo, era il piccolo. Ecco il Majorana, che aveva una capacità di analisi in tempo reale molto penetrante, era anche chiamato il piano dei inquisitori. Padre della fisica atomica, accanto a Guglielmo Marconi. E
diciamo, per la pelle della tenda giovane. Allora, capiamo un po', andiamo un po' più nella fisica, perché qui abbiamo dato un contesto. Nel 1931, quando fanno questo convegno internazionale a Roma, che cosa si sa dell'atomo? Quali sono le particelle che sono conosciute come particelle fondanti, costituenti della materia? Beh, sono queste, le uniche particelle costitutive conosciute, diciamo, costitutive della materia conosciute nel tempo sono l'elettrone e il protone. Fondamentalmente le particelle che costituiscono l'atomo di idrogeno, elettrone e protone. Ora, dati questi due ingredienti, ci si chiedeva di più, protoni ed elettroni, come era fatta la struttura del nucleo? Perché era chiaro dagli esperimenti dell'altro padre della fisica atomica, Rutherford, che l'atomo doveva essere fatto come un qualcosa di molto concentrato al centro, molto compatto, che era il nucleo, fondamentalmente positivo, in cui certamente si sapeva che ci dovevano essere protoni, che era chiaro positiva, e poi tutta una nuvolaglia, diciamo, di particelle negative che erano gli elettroni. Ma come fosse fatto questo oggetto compatto al centro di carica positiva, se ci fossero solo protoni, se ci fossero protoni e elettroni, oppure altre particelle ancora sconosciute? Ecco, non si capiva, soprattutto